Ciao, lo sai cos'è questo? Scommetto che hai detto un pastello a cera. Beh, la verità è che questo non è un pastello a cera. Ciao allievi, come avrete notato dall'intro e anche dalla miniatura del video, oggi torniamo a parlare di disegno a colori con questi matitoni a cera, ebbene sì, non pastelli a cera, che potete chiamare matitoni a cera, strumenti per fare dei disegni e dei dipinti pazzeschi, tutto ma non pastelli a cera. Eh sì, perché hanno molto di più in comune con le matite colorate o con gli acquerelli, piuttosto che con i classici pastelli a cera da bambini che siamo tutti abituati a conoscere fin dall'infanzia e che conosciamo tutti come degli strumenti non professionali, non per artisti adulti. Questi matitoni a cera non hanno nulla in comune se non forse la forma con i pastelli a cera che tutti conosciamo dall'infanzia. Oggi, per semplificarci la vita, li chiameremo proprio con il loro nome, Neocolor della Carandash. Li abbiamo già utilizzati durante una live lunghissima, la live più lunga della storia, che vi lascio linkata qua in alto a destra. Nel frattempo, però, per chi di voi ancora non conosce questi fantastici Neocolor, ve li presento. Innanzitutto, no, non ci vedete doppio, non serve che andate dall'oculista, sono due serie distinte, perché i Neocolor possono essere sia resistenti all'acqua che acquarellabili. La domanda sorge però spontanea: se io ho tutte e due le confezioni, come faccio a distinguerli? Quando sono ancora nuovi potete distinguerli grazie alla carta che li ricopre, che non so se si vede in video, ma ci sono delle piccole scanalature che permettono di strappare dei piccoli rotolini di carta mano a mano che il pastello si consuma. Ecco, la carta di Neocolor 1 è opaca, mentre quella di Neocolor 2 è lucida. Inoltre, vabbè, c'è scritto sopra. Se però decidete di strappare via tutto il rivestimento, dovrete andare a guardare alla base e notate che Neocolor 1 ha delle scanalature, mentre invece il Neocolor 2 è perfettamente liscio, quindi anche al tatto potete riuscire a distinguerli. Oggi disegneremo insieme dei fichi perché, a parte che è la stagione dei fichi, che io li adoro, li ho scoperti recentemente e non posso farne a meno, ma poi durante l'ultima diretta che vi ho linkato poco fa avevamo lasciato in sospeso un disegno dei fichi che qualcuno mi aveva chiesto di portare a termine. Quindi oggi ne faremo uno nuovo utilizzando sia Neocolor 1 che Neocolor 2. E se è vero che l'unione fa la forza, io ho pensato che ci sono almeno 10 tecniche diverse che possiamo utilizzare all'interno di questo disegno. Vedremo poi quante ne escono fuori davvero. Nel frattempo terrò il conto in sovrimpressione. E mi raccomando, se volete provarli anche voi e sperimentando scoprite delle nuove tecniche, scrivetemele qua sotto nei commenti perché è sempre interessante condividere le proprie scoperte artistiche. Prima di incominciare, però, ti invito a lasciare un bel like e a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. E non dimenticare anche di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi video. Infine vi ricordo che qua sotto nella descrizione del video trovate sia il link all'immagine di riferimento per realizzare questo stesso disegno insieme a me e anche a tutti i materiali che utilizzo all'interno di questo video. Incominciamo! Con il Neocolor 1 bianco vado ora con delle campiture classiche a riempire tutti quegli spazietti che vorrei rimanessero bianchi fino alla fine del disegno, quindi creando una barriera di questo colore che mi permetterà poi di tirar fuori dei punti di luce. Vedete che il mio ha la punta tutta stondata, però cerco con un angolino di essere precisa e di lasciare solo pochi segni dove voglio lasciare appunto questi punti di massima luce. Se avete un foglio di carta non perfettamente bianco, riuscite un pochettino a intravedere questi segni, altrimenti basta inclinare un po' la testa in controluce e vedrete il segno opaco del Neocolor sulla superficie della carta che riflette di più e quindi risulta un po' più chiara. Quando penso di aver messo tutti i segni sui punti bianchi che voglio andare a preservare, mi raccomando, fate attenzione al fico in primo piano, in cui ci devono essere dei bei riflessi bianchi, vado ad alleggerire un po' il segno a matita, perché non voglio che poi rimanga visibile e immagino che ora non vedete più quasi nulla del disegno, ma è giusto così.
Andiamo ora a stendere i colori di base, che voglio fare però con i New Color 2. Quindi partirò con una campitura classica per poi andare ad acquarellarla. Quindi qui abbiamo già una doppia tecnica. Partiamo dalla prima, quindi campitura classica. Scelgo alcuni colori che penso potrei andare ad utilizzare, ma mi lascio comunque qua sopra tutta la confezione con i colori, così che se mi servono li posso andare a prendere. E inizio semplicemente a colorare questo fico in primo piano. In questa fase vi consiglio di socchiudere gli occhi, così da vedere l'immagine tutta sfocata, tutta sgranata, e andare a replicare quel misto di colori sfocati che vedete quando appunto socchiudete gli occhi. Questo perché se andate in questa fase con i New Color 2 a fare tutti i dettagli, una volta che acquarellate, appena mettete l'acqua, il colore si scioglie subito, diventa come una tempera, e quindi tutti questi dettagli li avrete fatti un po' per niente. Quindi quello che andiamo a fare ora è una base di colore che rispecchia proprio i colori generali dell'immagine di riferimento. Come vi dico sempre anche all'interno dei miei corsi, sfocare la vista è il modo più efficace per concentrarsi su ciò che è più importante, il generale, l'effetto generale, senza farsi distrarre dai dettagli e dai particolari. Potete anche andare a sovrapporre più colori tra loro, così che quando aggiungerete l'acqua questi andranno a mescolarsi e creare un tono di mezzo. Vi consiglio in questa prima fase, visto che non sappiamo ancora come andranno a scegliersi i colori, con quale intensità, se sarà l'intensità giusta, di non calcare in questa fase, perché potete sempre aggiungere colore dopo, ma toglierlo è un po' più difficile. In questa fase vi consiglio anche di mantenervi sulla stesura dei toni intermedi, quindi senza considerare le massime ombre, le ombre molto scure, se non magari con dei segni che ricordano dove vanno a confinare i fichi tra di loro, e anche di non considerare tutte quelle parti verdi nei piccioli, perché se pensiamo che poi tutti questi colori andranno a mescolarsi tra loro, non vogliamo che il verde si mescoli con il viola, perché questo creerebbe un colore un po' brutto. Considerate anche che poi sarete in grado di spargere il colore anche in quelle zone in cui non l'avete messo ora, quindi non preoccupatevi neanche di andare a fare delle campiture né troppo precise né troppo omogenee. Ora, prima di procedere acquarellando, con il Neo Color 1, sempre viola, voglio andare a tracciare un attimo appunto la distinzione tra i fichi, perché così poi quando tutti i colori vanno a mescolarsi non perderò le tracce del disegno originale. E sarò sempre in grado di mantenere la distinzione tra i diversi fichi. Questo è importante perché così non andiamo a perdere il disegno. Ok, ora con un pennello non troppo grande, io ne sto usando uno di misura 10, come sempre i link a tutti i materiali sono qui sotto, vado delicatamente a sciogliere il colore. Cerco di non usare troppa acqua, così da non riempire troppo il foglio e da farlo asciugare più facilmente. E vedete con quanta facilità i colori si sciolgono e si fondono tra di loro. Io non ho usato troppa acqua appunto per non inzuppare il foglio, perché dopo voglio tornarci su con una tecnica secca, ma avete visto che appunto non ne serve molta per attivare i colori. Inoltre, quando lasciate tanti colori così sulla superficie del foglio, un po' chiari, un po' scuri, un po' saturi, un po' spenti, vi consiglio, ad esempio per preservare una zona più chiara, di partire acquarellando quella zona e poi passando dopo alle zone più scure intorno, così da non contaminare con la pittura, la tempera scura, le parti che voglio che rimangano in luce. Ecco, forse qui ho esagerato, con il blu dovrò andare a spegnerlo, a spegnere questa tonalità molto brillante con delle passate successive. Voglio anche fare un tono non troppo scuro, quindi vado con il pennello a rimuovere un pochettino di questa tonalità. Come vedete, i segni che ho fatto con Neo Color 1 rimangono perfettamente al loro posto, mentre invece tutti i colori che ho steso con Neo Color 2 si sono sciolti tra di loro. Ora voglio farvi vedere un'altra tecnica sempre acquarellata, ma utilizzando la tavolozza. Anche questa è una tavolozza della Caran d'Ache con un lato ruvido e un lato liscio. Ovviamente il lato liscio è quello classico per utilizzare i colori già liquidi, ma il lato ruvido è perfetto per tecniche come questa che prevedono dei pastelli che vanno grattati. Quindi prendo sempre con il Neo Color 2 questo arancione un po' scuro, perché voglio andare a fare la tonalità
all'interno di questi fichi, sperando che rimangano visibili i punti luce che ho lasciato prima. Unisco il vermiglione con questo color salmone per creare proprio la tonalità perfetta. Voglio ottenere un tono chiaro perché poi posso sempre aggiungere dei punti più scuri con il Neocolor 2. E qui vado ad attivare il colore direttamente dalla tavolozza, proprio come se fossero dei classici acquarelli. Vedete che si sciolgono subito proprio come delle tempere. Ah, prima di procedere mi lascio qui anche un pochettino di questo arancio, così che se volessi poi andare a riprendere il centro di questa zona, posso farlo con una puntina di arancio. E vedete come all'applicazione, devo ammettere un po' trattenendo il fiato, emergono da subito tutti i segni più chiari che avevo fatto all'inizio. E vedete come rende bene l'idea di questi semini all'interno del fico, assolutamente tipici e singolari di questo frutto. Vediamo se l'effetto viene così bene anche con l'altro fico, questo molto più chiaro, quindi dovrò utilizzare una passata molto più leggera. E basta, senza esagerare, perché appunto voglio che questa zona sia molto chiara e molto in luce, proprio come nell'immagine di riferimento. Aggiungo qua e là qualche puntina di giallo, perché vedo che ci sono dei puntini gialli vicino proprio all'attaccatura della buccia. E quindi qui abbiamo visto due tecniche: acquarellare da tavolozza, proprio come un acquarello vero, e resistenza all'acqua, che è una tecnica interessantissima che ha un altissimo potenziale, ma si può ottenere soltanto con la combinazione di Neocolor 1 e 2. Ora, sempre con il Neocolor acquarellabile, prendo un pochettino di questo viola lilla, ne prendo un pizzichino con il pennello e lo diluisco molto. Lo mescolo un pochettino con questo arancio per spegnere questa tonalità, non voglio che sia un viola troppo acceso, e vado a fare delicatamente il bordino del fico. Ma anzi, credo che sia una tonalità più azzurra che violacea, quindi prendo un po' di azzurro anche. Ok, e molto molto delicatamente, trattenendo il respiro, vado a fare un po' il contorno di questo fico. Ok, andiamo a fare la stessa cosa anche con l'altro fico, questa volta possiamo utilizzare una tonalità anche un po' più scura senza temere, ma sempre facendo una linea sottilissima. Ok, possiamo dire missione compiuta. E ora vado ad aggiungere i dettagli sulla superficie, sulla buccia di questi fichi, utilizzando sia il Neocolor 2 come un acquarello, quindi facendo tutte le striature, le venature con dei colori un pochettino più scuri, ma anche finalmente i piccioli con diverse tonalità di verde, e vedete che anche qui un pochettino traspaiono i segni che avevamo lasciato con Neocolor 1 e quindi lì l'acquarello non attacca. E continuiamo ad aggiungere dettaglio con le tecniche acquarellate, bagnato su bagnato e bagnato su asciutto. Posso aggiungere anche dettaglio direttamente con il Neocolor 1 una volta che lo strato in Neocolor 2 si è asciugato completamente. Ora, volendo concentrarmi adesso sul fico aperto in primo piano per creare proprio questo bellissimo effetto tutto così dettagliato, strano e particolare, vado sopra di nuovo con il Neocolor 1 bianco, facendo degli altri segni più chiari. E anche con il Neocolor giallo vado a creare dei segnettini per dare l'idea dei semi gialli in primo piano. Passo un pochettino anche con questo color salmone e già qui con del tratteggio cerco di creare un po' la texture di tutti questi strani filamenti. Ovviamente non faccio troppi segni perché non voglio andare a cancellare o coprire completamente l'effetto che abbiamo ottenuto prima. Prendo ora un colore molto scuro, questo bruno, per creare soltanto quei piccoli filamenti, quelle piccole zone molto molto scure al centro, che mi danno proprio un grande contrasto a livello visivo. Faccio solo pochi segni e poi ci passo sopra di nuovo con il color vermiglio. E ora, sempre con questo colore, vado ancora a creare un po' di striature, senza andare però a coprire tutti i punti luce che mi sono lasciata prima.
posso aggiungere un po' di puntini più gialli al centro e poi andarci intorno con un tono più scuro, sovrapponendo due strati di New Color, ma facendo attenzione a non appesantire troppo l'effetto che già all'inizio era già bello. Vado ora a fare una leggera stratificazione per farvi vedere un'altra tecnica, che però vi ho già mostrato bene nella diretta, quindi nel caso andatela a recuperare, che è la tecnica dello sgraffito. Quindi vado a sovrapporre due strati di New Color 1, solitamente uno più chiaro sul fondo e uno più scuro sopra, senza però esagerare troppo perché era già bello l'effetto che avevamo ottenuto prima. E con una punta, mi raccomando, non con il taglierino con il lato della lama verso il basso, ma verso l'alto, andiamo a grattare dei piccoli segnetti per tirar fuori lo strato sottostante. Bene, e infine ora, prima di fare lo sfondo, andiamo a segnare bene tutti i bordi dei nostri fichi, così che quando andiamo su con delle passate d'acqua questi non si vanno a sciogliere ma rimangono ben definiti. Non è detto che però alcuni di voi preferiscano un effetto un pochettino più loose, più morbido, e che quindi vogliano andare a far sfumare i bordi dei fichi nello sfondo, assolutamente a vostra discrezione e a vostro gusto. Infine, con il Neo Color 1 vado a creare una sorta di barriera di cera per non far entrare lo sfondo all'interno appunto dei fichi, per non farlo strabordare. Faccio solo pochi segni nelle zone in cui so che ci sarà più acqua. E ora, per fare lo sfondo, torno al Neo Color 2 e utilizzerò la tecnica di bagnato su bagnato. Quindi, per prima cosa, mi preparo tutto il colore che vorrò poi andare a stendere sulla tavolozza. Fa niente se si contamina con gli altri colori, tanto sono super pigmentati questi pastelli, quindi non ho timore che per qualche piccola particella di verde questo azzurro sarà meno brillante. E con un pennello più grande bagnato di acqua pulita vado a bagnare tutta la superficie del foglio che voglio andare a riempire. Mi raccomando, per utilizzare questa tecnica vi serve un foglio con un'alta grammatura. Questo che sto usando mi sembra sia grammatura 250 grammi, che non è neanche poi così alta in realtà. E poi con un altro pennello vado ad attivare il colore e a stenderlo, creando delle sorte di ombre per questi fichi. Devo dire che con questa tecnica il Neo Color si presenta un po' più come una tempera che come un acquarello, perché vedete che i colori sono molto molto coprenti, non sono trasparenti come quelli classici dell'acquarello. E vedete che la barriera ha funzionato, il colore non è sbordato troppo. Si formano un pochettino di puntini sulla carta, perché questa non è proprio una carta d'acquarello, è una carta liscia, e in realtà questo è forse un po' un difetto della carta, che con tanta acqua tende a creare dei grumi di cellulosa sulla superficie. Aggiungo delle altre tonalità proprio sotto i fichi per dare un po' più l'idea di... No, questo era il mio color 1. Aggiungo altre tonalità, un pochettino più scure, un po' di terra d'ombra, un po' di viola, per dare più spessore a queste ombre. E poi non dobbiamo dimenticarci l'ombra di quest'altro fico. Quindi bagno di nuovo il foglio, prendo l'azzurro. Ed ecco qui il nostro risultato finale. Peccato per la carta che mi ha rovinato un pochettino lo sfondo, però la prossima volta utilizzerò una carta proprio da acquarello, preferibilmente di cotone. In questo video abbiamo utilizzato insieme 10 tecniche, ma ce ne sono moltissime altre che si possono utilizzare con i Neo Color. Nella diretta che ho già realizzato con i Neo Color vi ho fatto vedere anche la tecnica dell'attivazione dei Neo Color 2 con lo spruzzino e del disegno su bagnato con il Neo Color 2, che va a creare un effetto molto interessante. Fammi sapere qui sotto nei commenti se ti è piaciuta questa tecnica e se vorresti provare a replicarla anche tu. Fammi sapere anche se ti incuriosiscono di più i Neo Color 1 o i Neo Color 2, o se, vedendo come lavorano in coppia, vorresti proprio provare ad utilizzarli tutti e due insieme. Infine ringrazio Karandash e Why Not Italia per aver supportato la realizzazione di questo video.
Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel like e di iscriverti al mio canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi video. Il video di oggi finisce qui, io vi aspetto nel prossimo. Ciao!